È un tema di grande attualità quello di oggi, perché si parla di nutrizione, neuroinfiammazione e neurodegenerazione, quindi significa che anche l'alimentazione non sempre ci dà possibilità di salute. Assolutamente così, questa è una seconda edizione di un percorso già iniziato qualche anno fa, dove abbiamo esteso quello che abitualmente è un convegno esclusivamente riservato agli addetti ai lavori, è stato esteso ad altri partecipanti sia del mondo dello sport e quindi che si occupano di attività fisica. Ieri è stato con noi in collegamento Massimo Mauro, un ex calciatore del Catanzaro Calcio, ma anche militato in altre squadre a livello nazionale, ha fatto riferimento a quello che era il tipo di alimentazione, l'importanza dell'alimentazione e dell'attività fisica nel prevenire alcuni disturbi. C'è il presidente mondiale degli enologi, che è Riccardo Cottarella, che ormai ci supporta da qualche anno, che in qualche modo ci ha fatto comprendere quando anche l'utilizzo di bevande alcoliche può essere, fino a che punto può essere tollerato, se questo ha dei benefici o meno. E abbiamo altri esperti a livello nazionale e internazionale che hanno puntualizzato questa situazione. Gli alimenti non necessariamente devono avere un valore positivo, altre volte hanno assolutamente un impatto negativo sulla nostra salute. Questo spesso dipende dall'abuso che noi facciamo. Stiamo parlando di stile di vita, quindi bisogna fare attenzione a come si vive la quotidianità. Assolutamente sì, purtroppo quella che è la frenesia un po' delle nostri stili di vita ci portano sempre molto più spesso a trascurare quelle che sono delle, o potrebbero essere delle abitudini sane, sia in termini di alimentazione ma anche in termini di attività fisica. Qual è il ruolo del neurologo in tutto questo? Ma il neurologo abitualmente si interfaccia in una fase successiva, cioè noi spesso ci troviamo a valutare le complicanze di stili di vita o di alimentazione non correttamente seguita, e questa è un po' la sfida che ci siamo proposti da qualche anno, quello un po' di intervenire in maniera precoce in tutto ciò. Io penso ai giovani. I giovani che sono un po' disattenti dal rispetto delle regole, nel senso che possono, bevono, fanno uso di droga, c'è una situazione sicuramente che non dà a loro uno stile di vita adeguato. Assolutamente così, i giovani, anche rispetto alla mia generazione, che non sono anzianissimo, però nell'ultimo decennio, negli ultimi due si è completamente modificata lo stile di vita dei nostri ragazzi, si tende sempre più ad un isolamento, e in questo senso il lockdown ha svolto un ruolo negativo e ha determinato un aumento dei disturbi del comportamento alimentare o comunque di alcune condizioni di tipo psichiatrica, no? E questo ha portato ad avere degli stili di vita assolutamente abnormi. Lo sport è importante? Lo sport è importantissimo per chi riesce a farlo in maniera continuativa. Quindi insomma bisogna riflettere tutti insieme e nello stesso tempo saper cogliere anche quelli che sono i consigli che vengono dati. Assolutamente sì, c'è stata una relazione poco fa in cui si diceva praticamente nonostante tutti i nostri sforzi in termini di informazione, l'impatto sull'obesità e sui disturbi del comportamento alimentare purtroppo nel corso degli anni non si è modificato di una virgola, anzi tutt'altro, quindi vuol dire che anche nella comunicazione qualcosa di errato c'è stato. Cosa è legata alla neurodegenerazione?
La neurodegenerazione è un processo molto complesso dove intervengono tutta una serie di condizioni multifattoriali che vanno un po' da uno stato di infiammazione di tipo centrale cerebrale a meccanismi che vengono attivati all'interno del nostro sistema immunitario che determinano poi la formazione di sostanze che hanno un effetto di tipo neurotossico. Qual è il suo ruolo in questo convegno, in questo incontro molto importante? Guardi, mi hanno chiesto di fare una lettura introduttiva sui problemi della neuroinfiammazione e della neurodegenerazione, che ovviamente sono collegati agli stili di vita, per cui non seguire uno stile di vita salutare porta danni. Per cui noi siamo degli organismi che dobbiamo, come dire, cercare di convivere con una serie di condizioni che attentano alla nostra stabilità, al nostro equilibrio, alla nostra fisiologica capacità di gestione della vita, no? La fisiologia dei nostri organi. E queste condizioni annidano in una cattiva gestione dell'alimentazione, in una scarsa pratica dell'attività sportiva, dello sport, in una mancanza di sani rapporti sociali, interazioni sociali, affettivi, di adeguati stimoli culturali. Ormai siamo dipendenti da questi telefonini e da situazioni che in qualche modo, è vero, sono suppletivi, ma suppletivi di una serie di funzioni cerebrali che probabilmente mandiamo un pochino così a riposo. Per cui tutto ciò che è stimolante, che attiva una serie di condizioni metaboliche, una serie di condizioni anche diciamo chimiche, che antagonizzano la situazione legata all'eccesso di ossigeno, no? Alla superossidazione, e quindi la capacità di antagonizzare i radicali liberi dell'ossigeno, dell'azoto, no? Che sono quelli che poi determinano condizioni di neuroinfiammazione, ci dà una possibilità di vivere in maniera più prossima alle potenzialità del cervello e quindi di interagire, di farlo funzionare meglio, di farci ricordare meglio e di vivere, di allungare anche la vita. Dopo il periodo del Covid è cambiata molto la società, dobbiamo dire forse è peggiorata. Grazie, questa è veramente una domanda molto intelligente, perché il Covid ha in sé sia gli elementi correlati direttamente alla neuroinfiammazione, sia ci ha condizionati in termini di una serie di abitudini di vita che sono andati tutti in controtendenza rispetto alle nostre esigenze di attività motoria moderata, intensa, di una qualità di vita anche rapportuale con gli amici, la capacità di sorridere ci fa vivere molto, la capacità di interagire, le interazioni sociali e anche un'alimentazione. È stato un periodo in cui in fondo forse si è anche ceduto da un punto di vista alimentare, non avendo molte altre cose da fare, per cui il Covid sicuramente, ci sono delle evidenze, ha sicuramente innescato una serie di processi che ci ha fatto vedere un'incidenza di alcune patologie crescere in questi ultimi anni, sicuramente. È un ruolo importante il suo, perché ci mette di fronte a quello che è l'argomento di oggi, a quello che è il suo impegno per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Sì, bisogna dire grazie al dottore Bosco che ha organizzato questo interessante meeting che abbraccia più aspetti delle malattie in generale, anche di quelle neurologiche in particolare. Nel mio campo ho la fortuna, tra virgolette, di assistere diverse persone con diversi disturbi neurologici che vanno da disturbi parossistici, quali l'epilessia ad esempio, fino a disordini cronici neurodegenerativi come la malattia di Parkinson e i parkinsonismi. E devo dire che negli ultimi anni
grazie, diciamo, agli avanzamenti delle conoscenze in campo sia terapeutico che diagnostico, riusciamo a dare una mano in più ai nostri pazienti. Ecco, quando parliamo di queste patologie, che sono patologie diffuse, dobbiamo dire, e soprattutto che riguardano le persone di una, diciamo, le persone adulte, ecco, cosa si può fare per aiutarle? Soprattutto cosa devono fare per capire e per poter evitare queste patologie? Questa è una domanda alla quale è difficile rispondere, però va di pari passo con la medicina moderna. C'è un gran parlare di prevenzione, no? Dobbiamo prima cercare di prevenire per poi meglio curare. Nel caso delle malattie neurologiche, ecco, la prevenzione è possibile anche se complicata. Per cui abbiamo, come dire, dei campanellini d'allarme, no? Quando si ha una familiarità positiva per un disordine neurologico, che appunto può essere parossistico, ad esempio l'epilessia, ma anche neurodegenerativo, alcune forme di demenza, alcuni parkinsonismi, allora quello può essere un warning per il parente vicino più o meno nella scala dell'albero genealogico per, diciamo, attenzionare il problema e eventualmente fare uno screening, quindi non solo per le malattie genetiche, ma perché ovviamente poi abbiamo altri possibili biomarcatori di malattie neurologiche, e quindi in quel caso è giusto fare una, diciamo, certa prevenzione. Ma in tutto questo, cambiare stile di vita e soprattutto fare attenzione all'alimentazione, fare anche un po' di movimento sportivo, possono aiutare? Assolutamente sì, questa è la risposta. Anche qui c'è un gran parlare, questo convegno ovviamente ha toccato e sta toccando questi temi del microbiota e tutto quello che è legato. Ormai si pensa che ci sia una malattia intestino-cervello, un asse perlomeno intestino-cervello, ma ad esempio il Parkinson è la dimostrazione più lampante, no? E non solo, anche alcune forme di epilessia hanno correlazioni intestinali, per cui sì, l'alimentazione gioca un ruolo importantissimo. Ovviamente ognuno di noi si deve alimentare, non può non alimentarsi, però fare attenzione non solo all'abuso di taluni elementi, ma anche al tipo di alimenti può essere certamente utile. Che consiglio vogliamo dare ai giovani? I giovani, vabbè, l'esercizio me lo diceva mio padre, me lo diceva mia madre, mia nonna, i nonni, insomma quei consigli continuano a mantenere, come dire, il significato reale di quello che ci volevano dire, perché serve non solo a creare quello che è importante per la nostra vita relazionale, cioè la socializzazione, ma serve anche a mantenere una forma fisica che certamente aiuta l'organismo assieme all'asse intestino-cervello di cui abbiamo parlato poc'anzi, che riduce certamente le insorgenze di alcune malattie. L'esercizio fisico si è visto che nelle malattie neurodegenerative è importantissimo per ridurre quantomeno la progressione di malattia, che tale è e rimane, però certamente si può ridurre. Oggi c'è un argomento interessante in questo meeting in cui si parla di nutrizione, di neuroinfiammazione, di neurodegenerazione. Quando si tratta questo argomento bisogna soprattutto riflettere su che cosa? Beh, sul fatto che i nostri comportamenti alimentari hanno delle ricadute pesanti sulla qualità della nostra vita e con l'avanzare degli studi si è visto che tanto più ci discostiamo, per esempio qui da noi al sud, dalle abitudini dei nostri padri e dei nostri nonni, che erano basate su cibi poco processati, il pane con l'olio, il sale, il pomodoro colto dal giardino, valgono molto di più per i nostri ragazzini che non le orrende merendine preconfezionate dell'industria, che però hanno preso uno spazio enorme. Il ragazzino non va più a scuola con un pezzo di pane condito con qualcosa, ma va con la cosa confezionata nel cellophane che è piena di conservanti, coloranti e altre cose. Questo, nella prospettiva del futuro, pone una serie di problemi. Quali sono questi problemi?
il fatto che il nostro organismo da alcuni milioni di anni non è programmato per elaborare edulcoranti, conservanti, coloranti, stabilizzanti, come dicono ancora esaltatori di sapidità, tutte sostanze chimiche che l'Unione Europea autorizza, ma che sempre maggiori studi dimostrano essere correlati all'aumento di processi infiammatori all'interno del nostro organismo. E l'ictus, l'infarto e l'invecchiamento vanno in abbraccetto e sono sostenuti e alimentati dai processi infiammatori. Oggi si parla tanto dei giovani, i giovani che hanno uno stile di vita non adeguato, per esempio l'utilizzo della droga, l'utilizzo dei liquori, ecco, dell'alcol. Ma io ormai vivo a Roma da 50 anni, mi ricordo i miei figli adolescenti, mi hanno fatto scoprire la cultura, in cultura dello sciottino. Lo sciottino è una piccola quantità di un superalcolico più o meno diluito con un selso o qualcosa. Il guaio è che di questi, da 50 millilitri, questi adolescenti di 14-15 anni se ne sono 4, 5, 6, fino ad arrivare a fenomeni di intossicazione acuta da alcol che oggi in alcune circostanze portano alcuni ragazzi proprio direttamente in pronto soccorso. Per quanto riguarda il vino, si può bere, quanto se ne può bere, è un prodotto che comunque fa bene o fa male alla salute? Allora, il vino, almeno nel bacino del Mediterraneo e noi che siamo figli della Magna Grecia, è un prodotto naturale che fa parte della nostra cultura da almeno 3-4 mila anni. Il vino prodotto secondo criteri, su cui c'è un dibattito, naturali, cioè cercando in vigna e in cantina di intervenire con sostanze chimiche il meno possibile, è un prodotto naturale ed è un prodotto che va limitato per il suo contenuto alcolico nella quantità. Allora, due cose io mi sento di dire. Beviamo vino di qualità, che vuol dire se al supermercato qualcuno vi offre un vino a 4-5 euro, chiedetevi fra il costo della bottiglia, dell'etichetta e del tappo cosa sia il liquido che trovate dentro, che non vuol dire dover spendere 30 euro, ma probabilmente sui 10 euro sì, per un vino di buona qualità, e poi una quantità fra 125 e 150 millilitri al giorno, cioè un bicchiere e mezzo, non è correlato, sulla base degli studi di cui disponiamo, ad un incremento significativo del rischio di malattie cardiovascolari e anche di danno al fegato. Quindi bisogna recuperare lo stile di vita del passato per quanto riguarda l'alimentazione, accompagnandolo con uno stile di vita legato allo sport. Beh, legato allo sport perché l'attività fisica è fondamentale, ma noi dovremmo imparare a mangiare meno e meglio e a bere meno e meglio. Qual è il consiglio che vogliamo dare? Beh, per il mondo del vino stare attenti a valorizzare i prodotti del proprio territorio, cioè i calabresi secondo me dovrebbero essere fieri dei loro vini e cercare di sostenerli e di berli di buona qualità, sapendo che però la quantità limitata è una barriera insormontabile per non correre rischi. Per quanto riguarda l'alimentazione? Beh, l'alimentazione è sempre meno, scusate il termine, porcherie industriali, sempre più l'olio fatto da noi o dai nostri amici, il vino di casa, il pane integrale e poche cose processate, ma tutto legato a quello che il nostro orto o comunque il chilometro zero intorno a noi ci offre. Parliamo di un argomento che ritengo sia veramente interessante, perché dobbiamo imparare ad avere uno stile di vita diverso. Certamente, lo stile di vita è fondamentale e consiste soprattutto in una dieta sana, equilibrata, mediterranea, perché no? Perché noi abbiamo questa grande tradizione, associata a un'attività fisica giusta, cioè almeno quei 150 minuti alla settimana di attività aerobica, cioè quei famosi 30 minuti per almeno 5 giorni alla settimana di camminato, di bicicletta o di nuoto, rappresentano quello che è l'adeguato stile di vita che riesce a prevenire il diabete. Cioè esistono lavori scientifici importantissimi che hanno dimostrato che in pazienti prediabetici, perché geneticamente predeterminati, se si rispetta l'attività fisica e la dieta c'è il 38% di rischio in meno di diventare diabetici. Dunque il diabete tipo 2 si può prevenire o si può quantomeno far ritardare nell'esordio attraverso uno stile di vita adeguato. E questa sua patologia è una patologia molto diffusa quando parliamo del diabete? 8,3% della popolazione calabrese soffre di diabete.
per cui a Catanzaro 100.000 abitanti, 8.300 diabetici. Questo significa chiaramente che bisogna dare degli ottimi consigli e far capire alle persone giovani e meno giovani che devono cambiare lo stile di vita, devono avere attenzione per la propria salute. Devono però intervenire di più gli enti regolatori, la regione, i comuni, le province, investendo in prevenzione. Investire in prevenzione non vuol dire investire in farmaci, vuol dire investire anche per esempio su scuole che hanno palestre e spazi per l'attività fisica, perché già il problema inizia in età scolare attraverso l'obesità infantile e noi in Calabria siamo tra i primi in questa triste classifica di bambini con obesità infantile. Per cui già iniziare a dare gli spazi giusti nelle scuole perché si faccia l'attività fisica è una cosa importante, perché questi bambini stanno 8-9 ore in una scuola, dunque se non si muovono si parte male fin dall'età pediatrica. E nello stesso tempo favorire anche l'attività fisica a tutte le età è importante, fare dei percorsi strutturati di cammino piuttosto che di bicicletta, onde impedire praticamente poi che qualche ciclista o qualche pedone venga ad essere travolto da qualche automobile nelle strade. Questi sono degli aspetti di grande civiltà su cui dovrebbe intervenire la politica. C'entrano poco i medici, c'entra poco la sanità, ma c'entra molto di più un'organizzazione civile adeguata ai tempi delle nostre città, delle nostre regioni. Lei ha iniziato la seconda parte di questa giornata, di questo meeting, parlando in particolar modo di che cosa? Di quelle che sono le patologie psichiatriche? Della relazione tra l'alimentazione e la patologia psichiatrica, no? Ho cercato di spiegare come esista una relazione piuttosto forte, che è mediata da una serie di potenziali fattori di rischio, no? Come per esempio lo stress ossidativo, come per esempio alterazioni mitocondriali, alterazioni del microbiota o alterazioni neurotrofiche. E quindi queste fanno sì che in qualche maniera tutto ciò che noi mangiamo, soprattutto se l'alimentazione non è equilibrata, non è adeguata, per una serie di meccanismi porti una serie di fattori infiammatori al cervello che determinano la psicopatologia che noi osserviamo nei nostri pazienti. Quindi significa che uno stile di vita adeguato permette di evitare questo problema? Sicuramente aiuta a, come dire, non avere problemi psichici, o anche che una persona che ha problemi, certi disturbi psichiatrici, forse con un'alimentazione adeguata, con uno stile di vita adeguato, potrebbe avere una migliore risposta alla terapia già in corso. E dopo la pandemia sono cambiate in peggio o in meglio le situazioni? Allora, dopo la pandemia io mi occupo di studio del comportamento alimentare, quindi anoressia nervosa, bulimia nervosa, disalimentazione incontrollata, eccetera. Abbiamo osservato un aumento esponenziale del numero di casi, abbiamo osservato anche una riduzione dell'età media di insorgenza, anche se poi la gravità dei quadri clinici sia sovrapponibile a quelli precedenti. Attualmente abbiamo più pazienti, molti più rispetto a prima. C'è da aggiungere forse che i giovani che fanno uso di alcol e di droga sono giovani a rischio? Sì, tutti quelli che siano comportamenti addittivi o comportamenti che in qualche maniera limitano la libertà delle persone sicuramente aumentano il rischio di psicopatologia. Qual è la sana alimentazione che lei consiglia? Come dicevo prima durante la mia presentazione, deve essere sicuramente equilibrata. Una dieta mediterranea è fantastica, magari con l'aggiunta di, come spiegava il dottore Mancini, no? Di frutti secchi, di frutti rossi, eccetera. Una buona attività fisica e sicuramente una corretta idratazione sicuramente vanno più che bene. Quando si parla di neurodegenerazione, di euroinfiammazione, si parla anche dell'oncologia e quindi dei casi oncologici? Beh, sì, in un certo senso, ma l'oncologia è una malattia così frequente che interessa anche soggetti affetti da neuropatia. C'è un'intersecazione netta e frequente tra patologie cardiovascolari e oncologia. Sono
malattie su cui si può fare molto. Si sta facendo molto in termini di nuovi trattamenti, di nuove terapie innovative che hanno cambiato anche la storia naturale di alcune patologie che erano letali, che non riconoscevano terapie o farmaci potenzialmente molto utili a ridurre l'impatto della malattia. E oggi invece in queste malattie c'è un miglioramento dei risultati sui pazienti, ma l'aspetto principale che tenevo a sottolineare è le possibilità che offre la prevenzione nei tumori, sia la prevenzione primaria, cioè la rimozione delle cause che determinano il tumore, sia la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce con esami strumentali fatti periodicamente atti a svelare e a fare diagnosi appunto in una fase in cui la malattia è ampiamente curabile e guaribile. Per quel che riguarda la prevenzione primaria, noi sappiamo che il 40% dei tumori dipendono dagli stili di vita scorretti. Quindi modificare gli stili di vita fin da giovani può significare veramente tanto. L'abbattimento del 40% dei tumori, che non è poco, sia per gli effetti positivi che ha sulla popolazione, ma anche per gli effetti positivi che ha sull'economia sanitaria. Lo Stato spende tanto e anche i privati cittadini in assistenza sanitaria, per cui c'è l'eliminazione immediata di tante risorse che possono essere destinate ad altro. Ora, gli stili di vita più importanti sono certamente il fumo di sigaretta, che è responsabile circa il 40% dei tumori e di quasi tutti i tumori del polmone. Il 90% dei pazienti affetti da tumore del polmone sono fumatori. E poi tanti anche altri tumori. L'alcol, quando assunto a dosi eccessive, l'obesità, la scarsa attività fisica, sono tutti elementi che bisogna considerare e curare. Allora, come si fa a convincere soprattutto i giovani, perché con la prevenzione primaria bisogna partire in giovane età? Cercando di convincerli attraverso le persone cui loro hanno più fiducia. La persona che gode maggiore fiducia presso gli adolescenti non è il genitore, non è l'insegnante di scuola, ma è l'allenatore della squadra dove loro, squadra di calcio, pallacanestro, il secondo dello sport che praticano. E quindi abbiamo impostato molto tempo fa una campagna che si chiama Allenatore Alleato di Salute. Il nostro testimonial principale è stato Max Allegri, e abbiamo portato avanti, abbiamo intanto educato gli allenatori a queste informazioni e poi dopo loro hanno trasmesso l'informazione, e adesso stiamo andando avanti con sistemi anche più moderni, andiamo sui social, TikTok, e stiamo facendo, riterrei, un buon lavoro. Abbiamo esportato questa attività anche all'estero in ambito UEFA in 35 paesi europei con gli allenatori delle squadre nazionali femminili e maschili di calcio, quindi ci stiamo, diciamo, questa campagna ha avuto molto successo e mi auguro che in futuro possiamo trarre dei buoni risultati. Allora, oggi è un giorno importante, lei è moderatore per questo evento, soprattutto quando si parla di nutrizione, neuroinfiammazione e neurodegenerazione. Che cosa ci può dire su questo evento? Allora, detto così, diciamo, il titolo suona un po' ostico, per semplificare. Quello che ormai abbiamo scoperto da molto tempo, insomma, ed è di consapevolezza comune, è che l'alimentazione, gli stili di vita, l'attività sportiva non fanno altro che renderci, diciamo, più sani e più forti. Siamo nella patria della dieta mediterranea, però non tutti possono seguire la dieta mediterranea, considerando anche i cambiamenti climatici che mettono a rischio le coltivazioni, diciamo, che sono cruciali per la dieta mediterranea, ma soprattutto viviamo in un'epoca in cui ci sono cibi ultraprocessati e quindi anche le giovani generazioni
ma non solo loro, non è che seguano molto la dieta mediterranea. Tutto questo per dire cosa? Che ovviamente la malattia di questo secolo è il diabete, probabilmente c'è un problema di obesità immenso anche in alcune regioni della nostra Italia, e tutto questo può causare malattie neurodegenerative, e quindi diciamo lo sforzo, l'intenzione, l'obiettivo di oggi è quello di capire quanto appunto gli stili di vita incidono poi sullo stato di, la condizione e lo stato di salute di ognuno di noi. Con un'avvertenza, la diciamo con uno slogan: il vero killer di questo millennio è il glucosio, cioè sono gli zuccheri. Dobbiamo anche aggiungere che dopo con il post-Covid è cambiata totalmente la vita e lo stile di vita. È cambiato totalmente, però io credo che se immediatamente dopo diciamo la fase più acuta della pandemia abbiamo riscoperto diciamo una vita forse anche dei ritmi più lenti, poi dopo poco siamo tornati a fare le stesse cose, a commettere gli stessi errori che facevamo prima. Lo sport è fondamentale. Lo sport è fondamentale, in Italia se ne parla molto, però diciamo è praticato da pochi rispetto alle potenzialità, a quello che si potrebbe fare. Credo che lì c'entri moltissimo anche un discorso culturale, è un discorso di comunicazione dello sport che forse non è propriamente la più corretta, per incentivare anche diciamo le giovani generazioni a fare sport, calcio a parte.